Alla bebè, sì. Allora, come promesso abbiamo raggiunto i 2000 visualizzazioni. visualizzazione. Adesso non ho fatto niente perché non ancora. Ho i capelli che fanno schifo. Ho appena finito di lavorare e l'intro non lo faccio perché ancora devo vedere quale Decidere. decidere. Sono con lei che lei è proprio molto sexy in questo momento col Complettissimo. pigiamone. E domani registrerò una giornata che c'è un po' di cose da fare, un po' di giri per me. Un video dedicato alla mia giornata perché domani mi sveglierò presto e questi tre cadaveri, uno, due, tre, dormiranno tutti e tre. E niente. Adesso il video l'ho iniziato adesso, Sono che le sono le 1:30 l'una e della mezza. Io ho fatto già il borsone per la palestra che è laggiù, però non si vede perché adesso è buio, non accendo la luce perché ci sono i bambini che dormono. E la mia giornata domani si inizierà andando in palestra. Adesso dove, ecco dove c'è un po' più di luce. Quindi. No, così come si fa? Ecco, questo è il giorno dopo. Mi sono preparato, mi sono alzato, ma diciamo che mi sono alzato molto tardi, anche se devo alzarmi alle 7 sono le 9 e mezza perché devo fare molti giri, però l'importante è che mi sono alzato. Questo non è proprio il mio outfit preferito, però lo metto perché sicuramente di fuori è freddo. Ecco, in questa stanza stanno dormendo i pupi con la mia ragazza. Di solito io ogni mattino quando mi alzo gli accendo i riscaldamenti perché così quando si alzano non muoiono dal freddo. La metto 21 gradi e mezzo così la calda si riscalda e loro sono caldi. Ecco, adesso sono venuto in cucina perché devo fare colazione. Allora, non giudicatemi, ma io mi trovo bene a fare una colazione così. Di solito mangio due uova strapazzate, o l'occhio di bue come mi capita delle volte. Quasi sempre mangio strapazzate. Poi prendo i miei cereali, che sono qua, anche una barretta per il dopo allenamento. Che siccome oggi devo fare le gambe, odio molto fare le gambe oggi, infatti non ho neanche voglia di andare in palestra, però mi tocca. Almeno ci diamo, mi do la ricarica dopo l'allenamento. Ok, già che ci sono qua in cucina, che mi sveglio quasi sempre prima, io preparo sempre la colazione a Matti, che Matti mangia sempre questi yogurtini, io non so come cavolo fa a mangiarli la mattina, gli yogurt freddi così, boh. Ma lui mangia solo quelli. La mia ragazza ha provato a dargli i biscotti, un botto di merendine, ma lui non le vuole. Lui vuole solo e esclusivamente questi yogurt. Allora lo accontentiamo. Li metto fuori così almeno non sono freddi, congelati da frigo. E poi per la mia ragazza, lei di solito mangia, per la mia piccolina, lei di solito mangia questi qua, che sono dei waffle, mi sa, sì, sono dei waffle. Che li ho assaggiati anch'io, devo dire che non sono tanto male. Di solito mangio i waffle, li mettiamo a tavola, così almeno li faccio i favori, così anche lei me li può fare a me. Non può dire che li rifaccio. Ci prendiamo una tazza per il tè e lei beve di solito questa tisana al finocchio, che lei ne va matta, gli piace, quindi gliela mettiamo. Adesso con una mano anche molto difficile, però ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, gli proponiamo già la tazza. Ok, prendo l'acqua e la verso già, così almeno
devi fare meno robe. Ecco, io dico, la mattina io li faccio più cose possibile, perché siccome di solito io vado sempre in palestra, lei deve fare un po' di cose, seguire i bambini, deve cambiarli, deve stendere i panni, capite, devo cucinare, così almeno quando arrivo io so già che è quasi tutto fatto, perché un pochettino, dico, non tantissimo, già dai, le ho preparato la colazione, un po' di cose, adesso io non ve l'ho fatto vedere, però gli ho già scaricato i panni della lavatrice, così almeno quando arriva li deve solo stendere, e la mattina, dai, se la può godere anche lei. Poi di solito, ecco, io preparo così, prendiamo un cucchiaino, scusate che non... Devo anche abituarmi a riprendere, non sono tanto abituato a fare queste cose. Vi prometto che i miei video saranno un po' più decenti, diciamo, da guardare. Ecco. Mettiamo un cucchiaino, mettiamo su waffle, il sottè e lo zucchero e poi abbiamo finito. Lo zucchero, ok, poi devo prendere, scongeliamo, lei vuole sempre un pezzo di carne, non ne vuole due perché non le mangia, e io invece prendo due pezzi di carne per il pranzo, li metto nella lavandina, qui si scongelano. E poi il peso, io cerco, non, io dico, delle volte quando ce la faccio li preparo quasi tutto, cioè non sempre, quando mi sveglio presto la mattina, capito? Tipo oggi sono un po' in ritardo, però dai, glieli prepariamo uguale. Allora, questo per fare il riso, che io lo odio, gli piace tanto fare, mi piace fare tanto il riso qui. Però come lo deve fare lei, e lo mettiamo qui. Allora li facciamo 400 grammi. Allora la miscela lo fa così, gli mette il sale, l'olio, va bene, così almeno non si attacca. E poi ci mette l'acqua. Ok, credo. Io non lo so fare qui, però credo che sia così. Adesso non so quanta acqua ci deve essere, però mi sa che deve essere un dito sopra il riso. Ok, poi mettiamo a posto qui. Come vi ho detto, la mattina mangio due uova con un po' di cereali e io mi trovo abbastanza bene a fare questa colazione qua, però boh, sbaglierò. Io non è che sono, sì, io faccio, diciamo, faccio palestra, ma non è che la seguo, diciamo. Sì, mangiare abbastanza bene, mangio molto bene, però cioè, per fare palestra comunque devi essere molto preciso, devi seguire per bene tutto. Io no, più tanto che non ho tempo, capito? Dovresti fare 6 passi al giorno, quindi io cerco delle volte, quasi sempre mi porto il cibo al lavoro, così almeno so che mangio quello che devo mangiare, perché al lavoro delle volte giustamente loro fanno quello che dice il proprietario, quindi non è che io posso dire voglio mangiare questo, normale. E poi mangio una tazza di cereali, non so se lo vedete, così e basta. Ecco, di solito me le faccio così, dopo le spacco, così almeno riesco a mangiarle più velocemente, dai. E niente, adesso io vi faccio vedere un po' cosa comunque faccio in questa giornata qui, però se voi avete altre idee, io ieri ho letto un po' di commenti, che c'era una ragazza che mi ha scritto farà di forex, mi sa, con tuo fratello. Io per dire non so queste cose, io non sono esperto, capito, di queste cose qua. Se me le spiegate, mi date dei consigli per quali video devo fare, capito. Io cerco sempre di portarvi qualche contenuto, ma non sarà tanto facilissimo per me.
Mi devo prendere, prima di tutto mi devo abituare. E poi guardando ieri il mio video, ho visto che mi mangio molto le parole, perché parlo o veloce o piano, non lo so, però non è che mi faccio capire tanto bene, ecco. Quindi, non so, ditemi, se me lo fate sapere, almeno io cerco di, in qualche modo, di migliorarmi. Ecco, di solito io lavo sempre la padella, così almeno il Michel, ma deve lavare. Qua mi sa che abbiamo una visita molto speciale. Ciao amore, ti sei già svegliato? Ti sei già svegliato? Il mio pulcino. Di solito lui dorme sempre quando vado via, oggi si è svegliato. Voleva salutarmi. Da un bacino. No. Ecco, come dicevo prima, li lavo sempre la pentola alla miscia, così almeno lei non la deve lavare. Io penso sempre che comunque bisogna sempre darsi una mano, capito? Almeno così nessuno fa tante cose e l'altro non fa niente. E delle volte io faccio delle cose che a me non mi scoccia fare e io gli faccio fare delle cose che a me mi scocciano e a lei no, capito? Perché almeno ci diamo una mano a vicenda. Non è che io devo fare alcune cose, poi io sento molto tipo, no, i ragazzi non devono fare così. Te l'ha detto, io cerco di aiutarla, perché anche così non nascono discussioni. Come anche lei mi dà molto una mano, come io cerco di. Dopo è normale che ci sono le discussioni, come sempre. Però cerchiamo sempre di evitarle. Adesso io ho finito. Adesso faccio colazione, perché sono in ritardo. Qua abbiamo Matti, che io quando mangio lui vuole sempre mangiare con me. Ok? Diglielo. È vero? Io quando mangio tu mi devi sempre rompere, signorino? No, dici sempre le bugie. Vuoi un pezzo di uovo o no? Mangi se vuoi, prendi. Delle volte l'uovo non mi dà la mattina, però lo faccio perché mi dà carica. Potrei mangiare anche altre cose, però faccio questo perché ormai faccio un po' più veloce. Ecco, vedi, mezzo macchino. Fale dire vedi un po' a me? Am. Dammi dai il bacino del buongiorno. Lui è un bambino troppo bellino. Io l'amo troppo. Troppo? Vedi, troppo, ha detto anche lui. Adesso sto imparando a dire 2 o 3 paroline. Anche se parla. Bla, così. E te lo devi tradurre. Ok, va. Dai, ti devo andare, piccolo. Non importa le cose. Ecco, adesso io ho finito di fare colazione. Adesso mi devo lavare i denti, perché ho appena mangiato. Faccio in fretta e ci vediamo tra poco. Fra 2 minuti, così mi faccio vedere dove vado in palestra e quando divido dove mi alleno un pochettino. E basta. Ecco, adesso vado a fare dei giri. Ho deciso che in palestra ci vado dopo, perché sennò in un'ora non riesco ad allenarmi bene. Quindi prima vado a fare questi giri per la patente e poi vado in palestra. Adesso dovrei passare
dovrò passare un secondo al dopo aver dei bollettini alle poste perché per la patente no, oppure passare dal tabacchino che ci metto di meno, se no alle poste devi fare un botto di fila. E comunque vi dicevo che come prima che in palestra non andavo dopo perché manca, oggi mi sono svegliato tardi, che di solito mi sveglio un po' prima verso le 7, 7 e mezza, così riesco a fare tutto, invece oggi mi sono svegliato alle 9 e mezza e alle 10.45 l'ho visita dal dottore per fare sta cavolo di patente. Per fare sta patente devo fare un botto di giri, prima devo andare a fare la visita, poi devo andare i bollettini, devo fare le foto, poi ho perso anche la tessera sanitaria e serve solo la tessera sanitaria, non è che serve la patente o la carta d'identità, serve la tessera sanitaria normale. E quindi ho una foto a casa della tessera sanitaria sperando che me l'accetti, perché vorrei la moto, cioè il patentino, il 12, così faccio 24 anni e posso usarla. E niente, adesso vi porto un po', adesso non è che io posso registrare i posti che vado, perché comunque cioè, mi possono fare anche storie, quindi vi faccio vedere i posti da fuori, faccio le mie cose dentro e poi vi dico cosa ho fatto. Ecco, adesso sto andando, questo è un bar vicino a casa mia, che è un tabacchino, così pago le bollette, i bollettini, e così quando vado lì a scuola guida li porto tutto. Cioè, ho fatto due volte, ho registrato ma non stavo registrando. Quindi, per farvi capire il livello, adesso sto andando alla scuola guida, strada, alla scuola guida, per vedere se appunto mi accettano, speriamo che me l'accettano, se no dovrei andare al CUP per farmi fare la tessera sanitaria, che in teoria loro ti dovrebbero fare il duplicato, ma non lo so, però bisogna aspettare sempre una settimana perché non è che ti arriva subito, poi i documenti, cioè ti fanno aspettare un botto, tessera sanitaria, carta d'identità. Quello che mi faceva ridere è che io sono andato lì e lei mi ha detto dammi i documenti e pensavo, di solito quando devi fare qualsiasi cosa ti chiedono la carta d'identità, perché poi nella carta d'identità nuova c'è già il codice fiscale, e quindi ho detto boh, ti chiederò quello. Io avrò preso le sigarette l'altro ieri, mi sono scordato le tessere sanitarie nella macchinetta, non l'ho più trovata, sono andato lì alla scuola guida, mi serve la tessera sanitaria, ho detto porca miseria, ma poi è bello che proprio la tessera sanitaria vogliono, che assurdo, non la patente. Questa è la scuola guida dove la Michelle, no anzi dove la Michelle abbiamo lasciato un polmone per la sua patente, che ci ha messo una vita, abbiamo pagato un botto, adesso mi tocca pagare a me un'altra, ce li stanno facendo diventare ricchi, così vi faccio un po' di pubblicità. Ok, adesso ho fatto già, cioè quello che devo fare, ha detto che riesce, e per fortuna la fotocopia andava bene, quindi il 12 mi arriverà il foglio rosa e finalmente potrò guidare quella cavolo di moto senza problemi, senza avere paura che mi becca la polizia, mi faccia la multa. Adesso sto andando già dal dottore, almeno così faccio subito, che in teoria ce l'ho all'11.45, speriamo che riesca a farmi prima, così almeno prima faccio, prima vado via. Sono quelle visite che durano un minuto e poi dicono va bene, tutto a posto, 50 euro. Ecco, adesso sono tornato a casa, che ho un'ora che devo aspettare la visita del dottore, quindi alla fine. Però adesso volevo passare un secondo in garage perché mi sa che la moto ha qualche problema, perché quando l'accendi non sta in moto e si spegne subito, quindi adesso domani dovrebbe venire mio zio che viene a dargli un'occhiata, che semmai la riportiamo dal meccanico, sperando che non ci siano problemi e che non devo pagare, perché ho pagato un botto per la moto. Comunque la moto questa qui è troppo bella. Comunque ieri ho comprato anche il casco e mi piace
un botto. Se fosse stato nero sarebbe stato perfetto, però mi piace anche così. Dai, alla fine era in offerta, anche se non costava anche abbastanza. Fortuna ho detto di meno di quello che in teoria costava, però è molto 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 bella alla fine. Allora, adesso sto andando da mio fratello, che andrò a prendere un caffè, così almeno mi fa compagnia, facciamo due chiacchiere e poi vado a fare questa visita, così gli porto le ultime cose e per la patente in teoria è fatto. Mi mancherebbe un'altra visita che la farò martedì alle 8, sperando che mi diano il permesso al lavoro. Dopo aver fatto quella visita sono a posto, ho pagato tutto. Ecco, comunque sono uscito adesso dalla visita dal dottore, adesso sto ritornando a portare il foglio e niente, adesso vado in palestra, dopo vi faccio vedere dove vado in palestra, mi alleno e poi vediamo cosa mi tocca fare dopo. Ecco, arrivati alla Blue Line, questa è la palestra da dove vado io, Riccione, dove c'è la pella verde, chi è da queste parti mi sa che la conosce. Adesso andiamo. Questa è la palestra. Tocca fare le gambe, come vi ho detto, a me non piace per niente. Andiamo a ingrassare le gambe un po'. Comunque ho finito adesso di fare palestra, mi sono distrutto, mi fa malissimo tutte le gambe e poi devo andare, fra 2 ore devo andare anche a lavorare, quindi poi oggi venerdì. Adesso sto andando a casa della Mish, sperando che abbia cucinato già, così almeno mangio, vado a riparare. Comunque sono andato a casa e ho riposato un'oretta, ho mangiato con la Mish e adesso sto andando a lavorare, quindi la mia giornata tipo è così, perché tanto io lavoro solo la sera, quindi faccio tutti i giri la mattina. Va bene, dai, spero che comunque vi sia piaciuto, anche se non è, dai, un gran video, e speriamo che ne farò un altro un po' più carino, dai. Al prossimo video.